music, but you tear me to pieces. So where does it come from? A scene that keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Come tutti gli anni, il Cosmo Prof parte molto presto. Venerdì 17 ci siamo alzati di buon mattino e siamo partiti alla volta della sede del Cosmo Prof. Ovviamente all'ingresso c'è sempre molto fermento, molta attività, e dunque non abbiamo esitato a buttarci anche quest'anno in questa nuova avventura. Quando siamo entrate alle 9.30 non tutto era ancora a puntino. Nyx, ad esempio, con il suo stand si affrettava a sistemare le ultime cose, le make-up artist allestivano il tutto, insomma c'era molta trepidazione. Le modelle già provavano quella che sarebbe stata la sfilata che poi vi mostrerò. Il primo stand che ho visitato è stato quello della Foreo. Vi dico la verità, mi ha colpito molto. Io utilizzo il Clarisonic, come sapete, e mi trovo anche molto bene. Ma Foreo mi è piaciuta innanzitutto per l'estetica dei suoi apparati, per i colori, che comunque giocano sempre un ruolo importante quando si affronta un momento di relax con la propria bellezza. Il primo passaggio è stato alla Extraordinary Gallery ed ovviamente non potevo mancare di passare da Humankind. Humankind è un marchio irlandese quasi del tutto naturale, con altissime percentuali, 96, 97, 98 di prodotti naturali. Io l'ho visitato nel giorno di San Patrizio, San Patrick, per cui sono stati particolarmente carini con me. La novità del momento sono queste shower mousse ai gusti tropicale, grapefruit, limone, strawberry, vaniglia. Ma non solo questa è la novità, hanno immesso sul mercato di recente anche un trio di creme mani, che è quello che state vedendo, e inoltre dei balsami labbra, eccoli qui, del tutto nuovi. Il Miracle Makeup Remover è un'altra novità, è un pannetto che consente di rimuovere il trucco senza problemi. Questo appunto era il loro stand. Un marchio che mi ha colpito molto è Itze San Francisco, è un marchio che rivende queste palette make-up ed ovviamente le relative cialde. Le palette, come vedete, sono in simil pelle nei colori moda e quindi mi ha colpito molto per la sua eleganza. Queste sono le cialde e vengono in moltissimi colori moda, ed inoltre la confezione che le racchiude è una confezione molto originale nel design e nel packaging, sia sul fronte che sul retro. Come vedete, i colori, come vi dicevo, tantissime. Un marchio che mi è piaciuto molto è anche Soa Sardinia, quindi un marchio tutto italiano. Altro marchio interessante dell'Extraordinary Gallery è Soa Sardinia, un marchio italiano, sardo per l'esattezza, che ha fra le sue linee di punto la linea Alcannonau, quindi ha una uva tipica sarda ricca di polifenoli, quindi sostanzialmente ricca di agenti antietà. Ma ovviamente Soa Sardinia ha una serie di altre linee, nonché una linea make-up. Anche di Soa sto provando già alcuni prodotti. Un marchio che va per la maggiore in Canada, perché appunto canadese è Indeed Lab. Indeed Lab propone dei prodotti che rientrano più nella fascia del make-up piuttosto che nei prodotti curativi, già che contribuiscono a creare un effetto ottico ringiovanente, ma solo di effetto ottico si parla, sulla nostra pelle. E ovviamente questo effetto termina una volta rimosso la crema. Altro marchio interessante che ho avuto modo di conoscere nell'Extraordinary Gallery è MAC. MAC sostanzialmente realizza degli scrub corpo basati su zucchero di canna, soprattutto caffè, olio di mandorla, olio di cocco, olio essenziale e vitamina E, il tutto, diciamo, ben mixato per creare uno scrub perfetto. È un marchio che viene venduto al momento, se non erro, solo online. Potete appunto trovare tutto sul web. Ma usciamo a questo punto dall'Extraordinary Gallery. Non poteva mancare un passaggio da Tech, che realizza spazzole in legno completamente made in Italy. I colori sono sempre più accattivanti, i look sono quelli classici, ma comunque un marchio intramontabile. Un'area estremamente interessante del Cosmo Prof di quest'anno è Be Organic, quindi una piccola area, veramente piccola, speravo fosse più grande, del Cosmo Prof, dedicata ai marchi totalmente bio.
l'ho trovata una bella iniziativa che però ha bisogno di essere, come dire, ampliata all'interno sia prodotti per la skin care sia prodotti make up. Altro marchio estremamente interessante make up è 3C Estée Lauder, un marchio make up coreano che avevo scoperto nel Cosmoprof Las Vegas nello scorso luglio, anzi vi lascio qui in alto a destra il link a quel video. Mi piace molto questo sito e questo marchio sia per il packaging molto bamboleggiante sia per la campagna pubblicitaria che per la qualità dei prodotti. Non poteva mancare la truccheria, rappresentante in esclusiva di Makeup Forever Professional, che quest'anno addirittura non ha occupato un semplice stand all'interno di un padiglione, ma si è lasciato dedicare un intero tendone, chiamiamolo così, all'esterno dei vari padiglioni. Bellissimi sempre make-up realizzati dalle make-up artist, non solo sulle modelle, ma come in questo caso su loro stesse. Una breve menzione a Isabelle Laurier, che è un marchio che fa accessori da bagno veramente teneri, come queste paperozze galleggianti in tutti i colori e in tutte le forme, oppure questi altri accessori bagno, non solo per i piccini ma anche per i grandi. Un brand che mi ha colpito moltissimo è Musk Kingdom, è un brand di Taiwan, mi ha colpito moltissimo perché guardate il quantitativo di maschere viso che offrono, ma soprattutto il packaging. Addirittura sul loro sito si può vedere che fanno ogni tanto delle gare proprio per disegnare il packaging dei loro prodotti, quindi veramente, anzi mi hanno regalato anche una maschera, presto la proverò per voi e vi farò sapere. Natura Siberica quest'anno si è presentata con uno stand molto interessante. Dal vivo si poteva osservare come veniva prodotto questo scrub corpo attraverso la frutta secca, ma l'idea dell'esperienza, diciamo, per il pubblico non è stata solo di Natura Siberica. Ad esempio questo brand leccese, quindi del sud Italia, consentiva di vedere come in effetti si estrae l'aloe vera e viene poi utilizzata nei cosmetici, quindi anche molto interessante e molto istruttivo. Nakomi, come sapete, è un marchio che ho scoperto di recente alla Roma International Estetica, è un marchio che ha moltissimi prodotti bio, ha rinnovato il packaging come vedete e mi sta piacendo moltissimo. Mi avevano dato molti campioni alla Roma International Estetica e mi sta piacendo molto perché innanzitutto ha dei prodotti con un'ottima consistenza ma con delle profumazioni veramente adorabili. Erbario Toscano è un altro marchio che, come sapete, io adoro per le profumazioni, in particolare amo molto Pepe Nero. Quest'anno propongono al Cosmoprof una nuova profumazione che è Salis, e con Salis, con la profumazione Salis, hanno realizzato una linea completa, fatta quindi di bagno doccia, di creme nutrienti e quant'altro. Ovviamente il Cosmoprof è veramente uno show, ecco perché non sono mancati contest, non sono mancate le sfilate, veramente è molto molto bello parteciparvi. Quest'anno non si è presentata al Cosmoprof attraverso un vero e proprio negozio, ma semplicemente con questo boot in cui aveva allestito delle lezioni di trucco, alle quali fra l'altro ha invitato molte blogger famose come queste che state sicuramente riconoscendo. Mi è un po' dispiaciuto non vi fosse il negozio per la vendita, vi dico la verità. Molti altri gli allestimenti simpatici, ad esempio questo che consentiva di vedere un pochino come cambiano e le consistenze e i colori dei nostri prodotti. OMG Mask è un marchio piccolino ma simpatico, mi ha fatto simpatia per come ha presentato i modelli e le modelle e propone sostanzialmente delle maschere in kit, per cui delle maschere che si effettuano attraverso due o tre passaggi che vengono venduti in un unico kit al pubblico. Simpatica questa come soluzione, ovviamente c'erano maschere non solo viso ma anche come questa che vedete ora, il kit
del 4 in 1, sostanzialmente maschera fronte, maschera per gli occhi, maschera per la bocca e per il resto del viso, le guance, oppure le maschere capelli. Ovviamente non poteva mancare da parte mia un passaggio presso i due marchi After Spa e Daily Concept, marchi entrambi californiani di diversa gamma. Daily Concept, che verrà presto venduto presso Marie Arnault ed è di fascia leggermente più alta, e After Spa, che viene venduto presso la Gardenia. Fra l'altro rimanete sintonizzate, perché presto dei prodotti Daily Concept vi farò vedere cosa ho provato, cosa sto già testando. Anche Essence ha proposto una soluzione molto interessante al Cosmo, proprio vedete Create Your Own Lip Gloss, quindi invitava tutte le partecipanti del Cosmo Prof, indipendentemente dal ruolo, espositrici, visitatrici, blogger, chiunque volesse, a creare il proprio lip gloss, quindi attraverso proprio un'esperienza guidata dal loro staff. L'ho trovata una cosa molto originale, vedete qui le operatrici Essence stanno ultimando la creazione di un gloss con la selezione delle nuance colore, profumazioni e texture prescelte dalle ragazze. Ovviamente sono passata nello stand spagnolo da Tane Image, che come sempre realizza sulle proprie modelle dei make-up, dei body painting veramente interessanti. Questa modella, considerate, io l'ho incontrata alle 4 di pomeriggio, era dalle 10 del mattino che la truccavano. Era un pochino stanca, ma l'opera secondo me ne valeva la pena. Lo stand della Corea ovviamente è stato, anzi non lo stand, il padiglione della Corea mi ha quasi scioccata. Il quantitativo di maschere veramente portate è stato impattante. Ad esempio CNF Factory ho appreso essere un'azienda che produce per vari clienti le maschere e poi gli attribuisce un packaging. Vedete, guardate ad esempio la loro brochure, quante ne include, veramente tantissime. Ora vi farò anche una carrellata di quelle che erano appunto esposte. Ovviamente ciascuna di esse ha delle caratteristiche, ciascun cliente ha un suo packaging, ma la produzione è la medesima. Ad esempio queste sono di un unico cliente. Io ho ricevuto in regalo questa mangostina, che è una profumazione meravigliosa, e come vi dicevo ce ne sono molte altre. Questa mi ha colpito molto, di Nightingale, che è per estrarre pori. Guardate il packaging quanto è simpatico, è una sorta di kit 3 in 1, il polipo preleva il punto nero e lo estrae. Questi sono dei patch per la zona degli occhi, e qui questa ragazza lo indossava durante il Cosmo Prof. E anche marchi importanti come Dr. Jart sono fra i clienti di CNF. Ovviamente anche maschere mani, capelli, piedi. Insomma, ragazze, ce n'era per tutti i gusti. Questa è solo la prima giornata di Cosmo Prof, spero mi seguirete nella seconda. Vi lascio qui come al solito il tasto del like e del subscribe. Ciao ragazze, a presto.